Allora, ci facciamo un po' più indietro, credo si senta. Io non nascondo l'emozione di essere qui a Pomigliano e raccontarvi quello che abbiamo fatto in Parlamento negli ultimi mesi. Semplicemente la serata di stasera è una promessa che abbiamo già mantenuto come movimento 3 mesi fa, quando sono venuto nella mia città, sono venuto qui a relazionare su quello che avevamo fatto, sui risultati, sulle cose che non vi dicono e su quello che cercano di non far trasparire, su cosa veramente il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare in Parlamento e i risultati ottenuti. E allo stesso tempo continuare a ribadirvi che nonostante io, per esempio, adesso sono in Parlamento e sono un po' più lontano da questo territorio, c'è sempre un gruppo che vi ha raccontato le attività che sta facendo e che sta dando un contributo a questa città, nonostante non sia nelle istituzioni e nonostante non sia in consiglio comunale, in comune e non faccia parte degli organi amministrativi di questa regione. C'è un gruppo locale come c'è un gruppo regionale, vedo tantissimi componenti qui, ci sono in tutte le province della Campania ormai gruppi che cercano di dare un contributo al territorio al di là che vengano eletti o meno. Io stasera sono venuto appunto per relazionarvi quello che stiamo facendo in Parlamento e quello che va fatto nel futuro prossimo in Parlamento e per l'Italia. Però stasera ho voluto farlo portando qui altri parlamentari del Movimento 5 Stelle, le persone che vedete qui dietro di me, che vi voglio presentare perché è giusto che ognuno conosca chi sono, da dove vengono e soprattutto queste sono tutte persone con cui ormai siamo dei fratelli, lavoriamo 12 ore al giorno tutte le settimane, ormai è diventato un rapporto più che professionale. La prima è Paola Nugnes della Commissione Ambiente del Senato, Nicola Morra della Commissione Affari Costituzionali, ex capogruppo, Alessandro Di Battista, vicepresidente della Commissione Affari Esteri, Vilma Moronese, Commissione Ambiente del Senato, Campana, insieme a Paola, Paola Taverna, capogruppo al Senato, Alessio Villarosa, capogruppo alla Camera, Angelo Tofalo, campano, anche lui, membro del Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, ci dirà molto poco stasera, non vi illudete purtroppo. Le persone che sono qui risponderanno a delle domande che in questi giorni abbiamo selezionato prima di tutto in rete per evitare che ci fossero sempre le stesse domande. Noi vogliamo che ci sia stasera un'intervista a 360 gradi su quello che stiamo facendo e soprattutto su quello che va fatto. E poi ci saranno sicuramente le domande dal pubblico. Però prima di fare questo io vorrei presentare ai miei colleghi parlamentari, a tutti quelli che non li conoscono in questa città, il gruppo di Pomigliano d'Arco, del Movimento 5 Stelle di Pomigliano. Venite qua. Sono le persone che hanno organizzato questo evento, che nonostante adesso ci siano dei parlamentari o un gruppo parlamentare, è comunque a costo zero. Come durante la campagna elettorale ci hanno regalato una piccola sede dove fare le attività in inverno, stasera ci hanno prestato il palco, le casse, i gazebo, le luci, la corrente, ci hanno prestato tutto perché ci vogliono bene. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno dato una mano stasera, perché al di là delle disponibilità economiche, le cose non sono belle se non sono partecipate. Io vorrei spendere 2 parole su quello che è il Movimento 5 Stelle in Italia e in questa città e su questo territorio, il territorio campano. Io vengo da 7 mesi di esperienza parlamentare. I primi mesi sono stati difficili, non sapevamo neanche dov'era la carta per fotocopie e come comprarla. Abbiamo dovuto fare tutto da capo, imparare il rapporto con i giornalisti, imparare ad allestire un gruppo, ad assumere il personale legislativo, ad assumere il personale di comunicazione. Poi abbiamo dovuto imparare le procedure parlamentari. Io dopo 2 mesi sono stato seduto lì sullo scranno più alto di Montecitorio a dirigere un'aula e ho dovuto imparare come si faceva, studiando i regolamenti, perché non c'è nessuna scuola che te lo insegna, come tante altre cose che ci sono lì dentro. Ma io adesso mi sento di dire e percepisco anche
che in questo momento il gruppo ha imparato tutto quello che c'era bisogno di imparare. E stasera, per esempio, Alessio Villarosa vi spiegherà come ieri, grazie al Movimento 5 Stelle, a un paio di emendamenti, abbiamo bloccato delle procedure sulle consulenze della pubblica amministrazione, facendo risparmiare 70 milioni di euro con un paio di emendamenti alla pubblica amministrazione italiana. E questo lo stiamo facendo perché abbiamo anche imparato il metodo, abbiamo imparato come funziona, e non c'è nessuno che è migliore di un altro, ci sono solo delle forze politiche che vanno in una direzione e altre che vanno in un'altra, ed è su questo che mi vorrei soffermare. Tutto questo per me e per questo gruppo che vedete dietro di me, che è cresciuto negli anni, è iniziato l'8 settembre del 2007 a Piazza Primavera, che è una piazza qui vicino, quando abbiamo iniziato una raccolta firme per la legge Parlamento Pulito, la proposta di legge di iniziativa popolare Parlamento Pulito. Era una proposta di legge che chiedeva che i condannati non sedessero più in Parlamento, che ci fossero di nuovo le preferenze nella legge elettorale, per esempio. Questa proposta di legge raccolse 350.000 firme in un solo giorno, grazie a Beppe e a tutti i meetup sparpagliati in tutta Italia, e diede l'inizio ad un percorso che era fatto di persone in marcia con l'elmetto che volevano cambiare la politica e volevano farlo senza l'aiuto di quelli che ci avevano ridotto in queste condizioni negli ultimi 20 anni, tutti quei partiti che negli ultimi 20 anni hanno devastato e saccheggiato questo paese. Nel 2010 ci siamo presentati alle elezioni comunali, qui in questa piazza il palco era diretto di là, c'era Beppe, parlava insieme a noi, presentò una lista di sconosciuti, eravamo degli sconosciuti che non conosceva nessuno e mettemmo insieme circa il 3%, per poche centinaia di voti non riuscimmo a mettere un consigliere comunale lì dentro. Il giorno dopo ci siamo detti non ce ne frega niente che non l'abbiamo eletto, dobbiamo continuare a realizzare quel programma anche fuori dalle istituzioni, al di là del fatto che ci siamo entrati o meno. E negli ultimi anni, se c'è un sistema wifi nelle piazze di Pomigliano, lo dobbiamo a questo gruppo che l'ha fatto in collaborazione con i commercianti. Se esiste un sistema di videosorveglianza contro i roghi tossici, vedo la polizia locale che ringrazio per quello che sta facendo contro la terra dei fuochi e contro il fenomeno che sta devastando e ha già devastato questo territorio, è perché noi portammo al comando della polizia locale una mappa partecipata dei cittadini con tutti i luoghi dove bruciavano e dove sotterravano rifiuti. Se oggi esiste una carta, un codice etico del comune pronto, la carta di Pomigliano, che dice come evitare infiltrazioni, come evitare collusioni, l'abbiamo messa insieme noi grazie ad esperti, grazie alla partecipazione di professori universitari, e oggi qui arriviamo dal giorno delle elezioni ad oggi, dopo 6 mesi, con due progetti nuovi, due progetti che sono decoro urbano, che dopo vi spiegheranno, e un altro che è il QR code, che permetterà a questa città di avere, grazie ai cellulari, grazie alla rete, la possibilità di accedere alle informazioni più velocemente da qualsiasi punto della città. Ma questo perché lo stiamo facendo? Semplicemente per lo stesso motivo per il quale noi rinunciamo a 42 milioni di rimborsi elettorali, ci dimezziamo gli stipendi, lo stesso motivo per cui i capogruppo ruotano ogni 3 mesi, lo stesso motivo per cui rinunciamo alle indennità di carica, lo facciamo per dimostrare che un altro modo di fare politica è possibile, una politica di prospettiva che non si accontenta di pochi voti sporchi ma buoni in una coalizione giusto per portare qualcuno là dentro che non sarà mai libero di fare quello per cui ce l'avete mandato, ma piuttosto una politica di prospettiva che forma la coscienza dei cittadini e crea consapevolezza, e soprattutto in una città come quella di Pomigliano d'Arco, che è famosa in Italia, io quando dico che sono di Pomigliano la conoscono tutti per le vicende Fiat, i progetti che vi spiegheremo stasera sono progetti che creano lavoro. Siamo in una città in cui davanti agli stabilimenti sono venuti a fare la passerella tutti i politici della prima e della seconda Repubblica, e ci sono tutti venuti a dire che risolvevano la questione, e poi nella sempre
nel momento cruciale vendevano tutta la bancarella all'imprenditore di turno o al politicante di turno. Quello che stiamo cercando di dimostrare è che un'altra politica del lavoro qui si può fare. Se la Regione negli ultimi 10 anni, quando ha cominciato a dare cassa integrazione in deroga continuamente con quell'integrativo alla cassa integrazione normale, avesse fatto una legge e avesse detto nei prossimi 10 anni tutta la mobilità in Campania deve essere elettrica, la Fiat avrebbe avuto lavoro per almeno 10 anni per convertirsi e cominciare a lavorare su altri settori. Invece qui vogliamo continuare a vendere la Panda in un paese in cui le macchine non si vendono più e in cui l'imprenditore come Marchionne prende e se ne va, sbaracca tutto dopo che si è preso 40 miliardi di euro di fondi pubblici e non abbiamo fatto niente per cercare di far ripartire quel settore, quantomeno per recuperare le manovalanze che stavano in quegli stabilimenti. Io stasera sono qui per dirvi una cosa: di noi non vi libererete. Noi siamo qui oggi come parlamentari, io 6 mesi fa facevo l'attivista, oggi faccio il vicepresidente della Camera, ma tornerò a fare l'attivista. Non mi interessa in quali istituzioni entreremo, se ci riusciremo ad entrare, ma noi ci saremo nel 2015 alle comunali, ci saremo alle europee l'anno prossimo, avrete sempre un'opportunità di votare una forza politica che guarda con prospettiva e cerca di creare un futuro, perché da quello che vi diranno stasera i miei colleghi e vi dirò anche io nel rispondere alle domande, qui ci sono forze politiche che campano alla giornata, che vedono come far salire di un punto, scendere di un altro quel maledetto sondaggio, un sondaggio che per noi non valeva niente quando stava al 16% e che oggi non vale niente perché ci dice che stiamo di nuovo al 25%, ma ci dovete aggiungere sempre i 10 che ci tolgono e non ci interessa. Quello che stiamo cercando di fare è creare una consapevolezza diversa del modo di fare politica. Io concludo dicendovi una cosa: stamattina ho parlato alla Camera ad un incontro con degli studenti della scuola Sant'Anna di Pisa che avevano prodotto un libro al 2011 finito di stampare in cui parlavano di rimborsi elettorali, in cui parlavano di democrazia interna ai partiti. Non c'era il Movimento 5 Stelle, è anche giusto perché fino al 2011 non c'era stata Parma, non c'erano stati una serie di fenomeni che dimostrano che è possibile, ma io mi sono reso conto che quelle teorie sull'esigenza dei rimborsi elettorali, per esempio, quando noi abbiamo fatto una campagna in cui abbiamo raccolto 700.000 euro a livello nazionale, ne abbiamo restituiti oltre 300.000 per fare una palestra in Emilia Romagna nelle zone terremotate. Quelle teorie sono vecchie perché questo movimento è entrato in maniera dirompente nella scena politica e ha dimostrato le teorie che portava avanti, e più andremo avanti più dimostreremo che le teorie che noi portiamo avanti sono applicabili, più loro arretreranno, cercheranno di trasformarsi, ma più si trasformano più si fanno del male. Si è visto con la nuova legge sui rimborsi elettorali, hanno provato ad abolirli, ma hanno dovuto mettere una norma che fino al 2018 rimangono così e poi in qualche modo continuano ad essere finanziati con un altro nome, come fecero con il finanziamento pubblico, perché più ci assomiglieranno più scompariranno, ma più andranno avanti più saranno costretti ad assomigliarci, e così finalmente vinceremo noi, secondo me. Io adesso vi presento, parlerà per pochi minuti perché abbiamo fatto tardi noi, non per colpa sua. Lui è Paolo Maresca, che oltre ad essere un attivista è un professore associato della Facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli. È una persona che ha messo a punto insieme a questi pazzi che vedete qua dietro un progetto che è questo qui, si chiama QR Code. In qualsiasi punto di Pomigliano punti un cellulare, puoi sapere dove ti trovi, qual è la storia di quel luogo, e noi offriamo gratuitamente un posto sponsor agli esercizi commerciali che stanno morendo a Pomigliano e di cui nessuno se ne accorge, per permettergli di riprendersi, per permettergli di fare rete, per entrare in un nuovo mercato. Questo lo abbiamo fatto a costo zero, unendo semplicemente le intelligenze che abbiamo qui dietro. Immaginate questi signori qui sopra cosa sarebbero capaci di fare. Non vi sto vendendo pentole, vi sto vendendo delle persone oggi che qui, nonostante non siano in consiglio comunale, fanno dei progetti e portano avanti dei progetti per cercare di migliorare questa città, perché questo paese o lo cambi o te ne vai.
È inutile restarci così. Io non ci resto in un paese in cui non ho provato almeno a cambiare qualcosa. Non resto in una terra che diventerà salubre tra 80 anni se ricominciamo a bonificarla. E spero che sia arrivato il momento di cominciare a bonificarla. Io credo fermamente nella forza delle persone, della rete. Ci credo in Parlamento e ci credo anche qui negli attivisti e nei cittadini che si mettono in rete. Passo la parola a Paolo Maresca e poi dopo avrete modo di ascoltare i miei colleghi. Grazie.